Top Driver present Street Night Racers. Street Night Racer is here. Bentornati a Picco Serpente per l'appuntamento più atteso, sudato e sporco dell'anno, Street Night Racers 2022, il torneo di auto modificate inviate da voi. Siete in diretta su Top Driver Diecast e a farvi compagnia oggi ci sono Max Power e l'odoroso Stinky. Un saluto notturno a tutti voi, oggi abbiamo 4 nuovi bolidi in gara e se volete far parte della squadra inviateci una mail all'indirizzo topdriver365@gmail.com e vi diremo come fare per partecipare a questo rombante torneo. Ma intanto aiutateci a portare avanti il canale, mettete un like, iscrivetevi e commentate. Qui sotto in descrizione al video ci sono tutti i link utili. Contiamo su di voi. E ora un piccolo ringraziamento in lingua inglese. Before start, we want to thank the NEC Racing Team for sending us a team of drivers and as many beautiful models that today are here in the paddocks at the Curb of the Saint. You can see this beautiful, shiny cars showing off. Fantastic! The cat is on the table. Max, stavo cercando di imparare qualcosina in inglese anch'io. Ma ora tutti dritti alle presentazioni, direttamente al nostro secret garage. La prima auto appartiene proprio al Naked Racing Team, una dettagliatissima Acura 17NA6. Al volante c'è il pilota Hugo Sanchez. Con un peso di 38,32 grammi presentiamo Capital Fellow. Secondo pilota Christian Ballade, siede alla guida di una Honda CRX dell'88 dal nome Cam. Il team Vudibald ha messo a punto l'auto arrivando a un peso di 41,94 grammi. Siamo sicuri che farà vedere il suo valore. Torna il team RX Force con un secondo modello. Matthew Sentino guida una Corvette C7R con l'altisonante nome The King. Peso specifico 30,48 grammi di dinamite pura. Ultimo dell'otto, Lancia 10, una Lancia Delta integrale. La regina del rally si presenta con il team GT Cars. Al volante c'è Giovanni T, che dovrà gestire ben 73,94 grammi. Pesi massimi a Top Driver. I piloti sono già pronti in posizione per la prima batteria. Tutto è pronto qui al passo della biscia. Davanti a sinistra Delta 10, al suo fianco The King. Partiranno nelle retrovie Cam e Capitan Fellow. Motori accesi, piede sul gas e partenza! Spinta fortissima, Delta 10 stacca il gruppo alla chicane mentre da dietro prova nel recupero. Doppia violetta per Giovanni T. Sul finale The King recupera e arrivano al pagliati, fatto finish! Incredibile Max! Accelerazione terrificante del pilota della RX Force che ha messo il turbo. Seguono in terza posizione Cam e Capital Fellow, ma andiamo a vedere il replay. Fotogramma per fotogramma, un arrivo al cardiopalma, ma non si può sfuggire alla prova TV. Vince per un millimetro Delta 10 per il team GT Cars. Sono secondo posto per Matthew Sentino a bordo della Corvette. Inizio col botto e siamo sicuri che anche per il proseguimento di gara c'è da aspettarsi scintille. Ora in griglia di partenza cambiano le posizioni, diamo un'occhiata. Parte a sinistra davanti Cam la Honda di Christian Ballade, mentre alla sua destra c'è la Delta 10. Subito dietro di loro trovano spazio Hugo Sanchez e The King. Ora senza esitazione partenza a cannone. Tutto compatto dopo lo start, ma con guida fluida Delta 10 va davanti mentre The King supera l'acqua. Di nuovo piroette con la lancia destra, subito tamponamento a catena. La risolve sempre
lei! Detta 10 tagli ancora una volta per prima e traguardo, mentre da dietro arrivano in retromarcia Cam e The King, di nuovo ultimo Capital Fellow, che sembra davvero intimidito dagli avversari. Ma andiamo a rivedere nel replay l'affondo della Lancia Delta che stacca il gruppo di coda, mentre l'auto del team Eric Sports supera in velocità l'Acura di Hugo Sanchez. Momenti di altissima intensità! Rivediamo anche la tripla piroetta sul rettilineo della terrazza della Vipera, dopo il doppio 360 di gara 1 che state rivedendo nel riquadro piccolo. In questa batteria Giovanni T azzarda una tripla. Cosa farà in gara 3? Scopriamolo insieme. Mentre tutto è pronto per la partenza, noi facciamo il punto della situazione con un riepilogo punteggi. Quando siamo giunti al giro di boa, davanti a sinistra per Nickel Racing Team c'è Capital Fellow, solo 2 punti per lui. È giunto il momento di dimostrare qualcosa di più. Dietro di lui invece c'è The King a quota 5 punti parziali. In corsia interna trova la prima linea Christian Ballade, anche lui a 5 punti. Sarà battaglia con il suo avversario. Infine il leader provvisorio della classifica con 10 punti c'è Delta 10. Azione! Motore! Propulsione! Ritmo forzennato anche gara 3, ma stavolta Hugo Sanchez è velocissimo e si porta davanti mentre lo segue la Honda. Delta 10 chiude troppo la curva, gli spazi per The King, ma in solitaria Capitan Fellow va a tagliare il traguardo, sapendo di aver fatto una discesa stupenda. Tempo migliore per questa giornata di gare, 6,777 secondi per lui e 5 punti meritati. Segue in seconda posizione Cam, che aumenta il vantaggio sul suo avversario diretto, mentre un doppio DNF riapre la questione sul passaggio del turno. E mentre vedete i momenti salienti di questa batteria, vi proponiamo anche il riepilogo punti. Con una prova concreta, Hugo Sanchez arriva qua da 7 punti, mentre la Honda del team Vauribald si distacca di un solo punto, 8 totali per lui. Con il doppio DNF non cambia molto per la Delta 10, che vede i suoi inseguitori avvicinarsi minacciosi, mentre la Corvette di Matthew Sentino rimane a quota 5. Ora è il momento della verità. Chi avrà il sangue freddo? Chi porterà a casa la qualificazione? Si deciderà tutto in questo final round! The King e Capital Fellow partono davanti, mentre nelle retrovie li seguono Delta 10 e Cam. Sento già l'odore delle sgommate, non solo quelle dell'asfalto. Motore, frizione e lancio! La volta The King parte aggressivo, davvero troppo aggressivo! Si rifatta la chicane! Passano in colpo Giovanni e Diego Sanchez, mentre Christian Ballade rimane bloccato. Gara finita per loro, i due davanti si involano al finale. Qualche sbavatura, ma finisce come ci aspettavamo. Prima la Lancia Delta integrale, secondo posto per la Acura NSX. Boato della folla! Passano alle fiersi finali di Street Night Racer 2022. Delta 10 di Giovanni T per il team GT Cars e Capital Fellow con Hugo Sanchez e il suo Nickel Racing Team, rispettivamente con 15 e 10 punti. Congratulazioni, una gara spettacolare, un vero peccato per le due auto eliminate, ma i due DNF hanno pesato gravemente sul risultato finale. Un ringraziamento speciale a voi che ci avete seguito anche quest'oggi. Naturalmente fateci sapere la vostra opinione nei commenti. Oh yes yes, chiaramente Street Night Racer continuerà fra qualche settimana, non mancate. Intanto buonanotte e buone botte da Max Power dal Pro The Stinky. Un grande saluto e un arrivederci alla prossima settimana da parte di tutto il team di Top Driver Diecast, dove i motori non dormono mai.